Vialli viene richiamato in aula perché dopo che aveva deposto aveva rilasciato un'intervista a una radio privata, Radio Radio, e in questa intervista aveva riferito cose non dette in aula davanti al giudice Casalbori, ed è per questo che viene richiamato e gli se ne chiede conto. Allora, innanzitutto sì, credo di aver fatto probabilmente un'ingenuità, quella di parlare pubblicamente su una vicenda sulla quale c'è un processo in corso. Credo che non avrei dovuto farlo, oltretutto ero già stato qua dalla mia testimonianza. Mi consola il fatto che non sono l'unico, insomma, che ogni tanto si fa scappare detto qualcosa di troppo coi giornalisti. Per quanto riguarda il discorso di Zeman, che alcuni dei titoli giornali sono stati che Vialli dà ragione a Zeman, io a Zeman non ho mai dato ragione, Zeman l'ho querelato qualche anno fa e ribadisco che le sue dichiarazioni erano assolutamente fuori luogo, ha citato nomi di persone, di società, e credo che quel modo di portare avanti la sua denuncia o comunque quello che vuole essere il suo messaggio sia stato un modo da terrorista, perché secondo me, insomma, non è quello il modo in cui uno deve lanciare certi messaggi o certe accuse. Credo che la federazione, se non vogliono fare la figura dei buffoni, lo devono squalificare per un anno almeno, perché uno, come ripeto, è un terrorista che sta cercando di destabilizzare l'ambiente, e per me gente di questo genere non merita di far parte di questo mondo. Io non ho dato ragione a Zeman, però ho detto che come effetto temporale delle sue dichiarazioni si è scoperto che qualcosa non andava. Si è scoperto che forse si faceva troppo uso di medicinali. Allora, chi faceva troppo uso di medicinali? Forse io, da professionista, che stava male quando non potevo andare a fare una partita o saltavo un allenamento, forse avrei dovuto dire, vabbè, sto male, c'è un problema alla caviglia, vado una settimana in montagna, eccetera. Invece magari di chiedere un Voltaren. Un Voltaren per giocare. Per giocare. Allora si poteva dire, forse io ho sbagliato, forse, sì. Perché non è nemmeno detto quello, ma non è detto che nel mondo del calcio. E insomma, lei lo riferisce al mondo del calcio. Ma perché nella mia posizione immagino che ci siano stati altri. A chi si riferisce? Ma ha detto che era una supposizione. Ha fatto una domanda. Non risponde lei, risponde il testimone. Chi sono? Ma lei dice, intende di voi nomi e cognomi? Chi sono? Ma non me lo ricordo chi sono, ma sono colleghi che giocavano alla Sampdoria, in nazionale, voglio dire. Allora, io non è che l'ho fatta ritornare, ci mancherebbe, per dire che non deve rilasciare interviste. No, ma ben lei, mi sta, perché io... Lei ne rilascia quante ne vuole, il suo diritto. È stato detto che Zeman è stato utile, ma non lo perdono, Zeman aveva ragione sul doping, Guariniello ce l'ha con la Juve, questi sono stati i titoli dei giornali che sono conseguiti alla sua intervista. Il problema invece che le dico io è che lei ha fatto delle dichiarazioni, perché le ha fatte e le ho sentite, diverse da quelle che aveva fatto nel processo. Ma del tipo, scusi? Per esempio, io sarei contento di sapere che cos'è il doping consapevole e che cos'è il doping inconsapevole. A me non l'ha mai detto. Ma forse perché nessuno me l'ha mai chiesto. Comunque, credo che sia anche abbastanza semplice da capire dal mio punto di vista. Il doping consapevole è quando qualcuno prende qualcosa e si doppa perché vuole migliorare la propria prestazione. Perché lo sa ed è d'accordo. Oppure quando glielo danno e lui manco lo sa. Oppure prende qualcosa senza sapere, ma non perché qualcuno glielo dà. E questa è la definizione. Però lei ha detto che nel calcio esiste il doping consapevole e quello inconsapevole. E allora il doping consapevole. Il problema è lì. Questa è la definizione consapevole. Ci sarei arrivato anche da solo, glielo garantisco. Il problema però è che lei dice che nel calcio ci sono, tanto è vero che è giusto, dice lei, che il giocatore paghi anche quando è inconsapevole. Perché in fondo con quello che guadagna, quindi si riferisce al mondo del calcio. Allora io le chiedo, da che cosa le risulta tutto questo? Me lo dice? Certo che glielo dico, dal fatto che alcuni giocatori che sono stati trovati positivi al controllo di doping hanno dimostrato che hanno assunto sostanze senza esserne consapevoli, ed altri probabilmente erano consapevoli. E questo cosa c'entra, scusi? Però non c'è il doping che si fa consapevolmente. E sì, quello che si fa inconsapevolmente. Però anche nel secondo caso, se ti capita, devi essere pronto a pagare, perché bisogna liberarsi di questo problema. Queste sono le sue testuali parole al riguardo. Certo.
Allora, che cosa vuol dire? Allora, che bisogna liberarsi di questo problema vuol dire che se un problema c'è, bisogna liberarsi. Che vuol dire bisogna liberarsi? Bisogna liberarsi di questo problema, bisogna cercare di far sì che questo non succeda più. Se uno si dopa... liberarsi nel senso di eliminare il problema. Eliminare il problema, eliminare il problema. Certo. Per quanto riguarda il dopo inconsapevole e quello inconsapevole, voglio dire, se... No, io voglio sapere a lei da che cosa risulta che nel calcio ci siano questi due tipi di dopo. Dal fatto che legge i giornali. E cioè lei dal fatto che quello che ha preso dai giornali nel mondo del calcio lo riferisce come proprio in un'intervista a Radio Radio. Mi faccia capire, cioè avrei potuto rilasciarla pure io quell'intervista, tanto sempre dai giornali prendevamo le fonti che c'è qualcuno che è stato accusato, cioè, voglio dire, quindi, a me sembrava invece una sua esperienza, visto che è una sua intervista. Questa è una allusione che voglio dire, cioè, no, una sua esperienza che l'ha preso lei, voglio dire, di fatti da lei conosciuti. Invece non sono fatti non appresi dai giornali. Però siccome io i giornali li leggo e sì, vedo quelli che sono i risultati delle varie processi che sono stati fatti dalla giustizia sportiva ai giocatori che sono stati trovati dopati. No, perché poi uno fa un'intervista a Vialli, che è un personaggio del calcio, per sapere quello che Vialli ha letto sui giornali, e cioè che è a disposizione di tutti. E quello non... Cioè, non credo che sia un problema mio, a me fanno mille domande tutte le volte che parlo con i giornalisti. Sì, procuratore, ma la domanda fondamentale è della Juve o del Toro? No, è sempre stato della Juventus, perché mio padre mi ha portato su questa strada. Lei lo sa che Guariniello è della Juve? Lo sapeva? Toglie l'audio. Senta, un'altra cosa, quando ha parlato della posizione che a suo giudizio Guariniello ce l'ha, lei ha usato altri termini per la verità, comunque ce l'ha con la Juve, ma questa è una sua opinione, non mi interessa, però ha detto questo, ha fatto sì che presentata in questo modo l'inchiesta trovasse poca collaborazione. Se la cosa fosse presentata diversamente ci sarebbe molta più collaborazione. Mi vuole spiegare che cosa intende? No, io ho espresso un mio parere, che però voglio dire, credo che sia anche il parere di quello insomma dei calciatori eccetera, che con i quali lei ha parlato. No, ho letto sempre, non ho parlato giornali. Personalmente però no, lei non mi crede che io non... No, io voglio solo sapere qual è la fonte, perché se la fonte è quella giornalistica, se invece la fonte è di Vialli, perché sono cose a conoscenza di Vialli, allora voglio sapere anche io qual è la fonte, tutto lì. Allora, io sarò, mi sbaglierò, però io immagino che la mia categoria avrebbe preferito che questo tipo di procedimento fosse più che altro orientato verso la tutela dei diritti, della salute, dei lavoratori, quello che è, piuttosto che una frode, perché voglio dire, noi non la vediamo assolutamente, noi siamo, voglio dire, io quello che ho preso la Juve l'ho preso alla Sampdoria, e a me il dottor Agricolo non mi ha mai incoraggiato a prendere niente, e quindi noi troviamo difficile che si possa pensare a una frode sportiva. Che cosa vuol dire quando dice questo? Ma voglio dire che... Voglio dire che se... che non c'è stata collaborazione. No, c'è stata collaborazione. Molta più, significa che se c'è stata è poca. O no? Sì, può darsi. Da parte mia c'è stata totale collaborazione. Ci sarebbe stata. Da parte sua pure. Da parte mia c'è stata totale collaborazione, voglio dire. Quindi, e allora da parte di chi invece avrebbe potuto essercene molta? Sono di molti più giocatori che sono venuti qua o che sono stati sentiti, che sono sentiti quasi se fossero colpevoli di aver fatto qualcosa. E questo da che cosa le risulta, scusi? No, mi sembra di aver capito da quello che leggo, da quello che ho sentito, che sono giocatori che sono sentiti quasi dei colpevoli. Cioè, quando veniamo qua a parlare ci trattate come se noi avessimo qualcosa da nascondere. Ma questo chi l'ha detto? Ma io l'ho trattata così? No, ma lei è stato trattato male? Io non sono stato trattato male. Male in questo senso. A me dispiace che quando vado negli stadi italiani, invece di, voglio dire, di ricevere i complimenti che spero di meritare per quello che ho fatto, mi sento gridare drogato e cose di questo genere. E perché? Perché qualcuno mi ha dato il drogato 7 anni fa. Ma nel processo? No. Capisci? Una maggiore collaborazione a che cosa avrebbe portato? Perché io, è importante questa frase che lei ha detto, è importante. Non lo so. Non lo so. Vabbè.
Lei prima, su domanda del giudice, però non disse mi che... convinti, non so come mai non sembrate... Dobbiamo essere. Beh, non lo so. Allora ditemi in faccia che ho qualcosa da nascondere. No, ma... Perché mi dà fastidio l'allusione. Vialli, qua il problema è questo. Lei ha fatto delle dichiarazioni che sembravano, nel senso, alla luce di quello che do, dichiarazioni di Vialli. Oh, quindi viene qui e invece non dà nessuna fonte, dice che sono supposizioni, sono quelle, quindi che cosa vuole che le diciamo? Perché altrimenti io voglio sapere, e gliel'ho fatta già questa domanda fin dall'inizio, da che cosa a lei risulta che nel mondo del calcio esistesse il doping consapevole e il doping inconsapevole, da che cosa le risulta che nel mondo del calcio ci si avviava a troppi usi di farmaci, da che cosa le risulta che c'è stata poca collaborazione o scarsa collaborazione. Questo traspare dall'intervista, cioè dall'intervista si desume che lei le sappia queste cose, perché le dice. Allora, lei viene qua e dice che sono sue impressioni, sono sue supposizioni, non le sa, le ha lette sui giornali, vabbè, allora non ne parliamo. Può accomodarsi, Vialli, può andare.